Fino al 18 febbraio da Euronics Gruppo Tufano, sotto costo reale. Qualche esempio? Sony PS4 da 500 giga con gioco FIFA 18 a 249,99€, 600 pezzi disponibili. Smart TV Samsung 55 pollici, LED Ultra HD a 579,99€, 1000 pezzi disponibili. Smartphone Samsung Galaxy J5 2017 a 179,99€, 1000 pezzi disponibili. Da Euronics Gruppo Tufano, paghi in 20 mesi a tasso zero, con prima rata in estate 2018. Notebook HP con processore Intel Core i7 e 8 GB di RAM, tuo a 599,99€, 200 pezzi disponibili. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano. Bentornati in studio, stiamo parlando ovviamente della partita di questa sera ma anche dello straordinario percorso che il Napoli sta portando avanti in campionato, percorso che Sarri ieri in conferenza non ha voluto assolutamente toccare, ha detto una partita alla volta. Dunque io voglio chiedervi a entrambe, qual è l'errore che il Napoli non deve fare per inficiare il suo percorso in campionato, Valentina? Non deve assolutamente perdere la concentrazione. Io penso che Sarri ha fatto un discorso giustissimo nel dire che ci dobbiamo concentrare partita per partita. Alle domande che miravano, diciamo, a parlare del futuro, lui si è molto trattenuto e ha fatto bene a non rispondere, dicendo che è giusto la concentrazione per ogni singola partita. Io penso che sia una cosa importante, un aspetto importante. Un atteggiamento giusto, sì. Però deve fare comunque i conti anche con quella che noi diciamo essere la coperta corta. Ha dei problemi numerici, l'abbiamo detto prima Gabriella, sì. Dei problemi numerici dovuti a tanti infortuni, tra cui sì. Anche quello di Milik. In conferenza ha detto che Milik è in ripresa, ovviamente ci auguriamo tutti noi di vederlo presto in campo, però che non sarà in campo fino a quando glielo dirà lui. Sì. Ha chiesto proprio che il ragazzo sia lui a insomma, dichiararsi pronto. Sì, effettivamente il Napoli quest'anno, da questo punto di vista, fortunato non lo è stato per niente. Anche la ricaduta di Ghoulam capita nel 2% dei casi. Effettivamente la fortuna non si è girata dalla nostra parte. Però io ricordo all'inizio, forse l'anno scorso, all'inizio dell'esperienza di Sarri a Napoli, quando disse che con 18 calciatori si poteva fare, con 18 persone si può fare una rivoluzione. Ecco, noi non chiediamo proprio la rivoluzione, ma qualcosa che ci faccia molto, molto, perché noi 18 ce l'abbiamo, è vero che 3 sono portieri, ma 18 ce l'abbiamo, quindi insomma io ci spero. Però questa cosa, questo atteggiamento di Sarri nel voler parlare con ogni singolo calciatore per capire insomma che cosa vuole fare, vedi Reina per quanto riguarda stasera, vedi Milik per quanto riguarda il suo recupero, Valentina, è un atteggiamento non tipico di tutti gli allenatori, quindi vuol dire che questo è un po' quello che ha fatto bene a questa squadra, forse? Sì, io penso che questa è stata una grande differenza rispetto al passato in generale, perché è importante lo studio che viene effettuato da Sarri direttamente sul singolo calciatore per cercare effettivamente di capire dove è giusto, dove può servire per strutturare una squadra. Quindi indipendentemente dalla individualità del calciatore, lui sa sempre dove posizionarlo. Ed è quello che ha detto anche Maggio in conferenza stampa ieri, no? Esatto, io penso che sia comunque una cosa importante da sottolineare e differente rispetto al passato, ma rispetto anche ad altre squadre. Sì, assolutamente, perché non credo che tutti gli allenatori si mettano lì a parlare con i loro calciatori. No, non credo. Io ho seguito spesso anche il Napoli a Di Maro e mi sono accorta di questa cosa. All'inizio, sai, insomma, del tecnico nuovo, la pazienza con cui Sarri effettivamente... Meticolosa, pignola, con cui spiegava e rispiegava gli stessi movimenti, soprattutto sulla linea difensiva, ritornando sempre, facendo ricominciare da capo, e i giocatori lo hanno ascoltato. Anche abbiamo visto insomma Maggio, un quinto di centrocampo in realtà, cambiare e stravolgere totalmente. Vedi Mertens. Mertens, lo stesso Insigne, abbiamo visto la crescita di Haaland, ragazzi che ovviamente hanno le proprie potenzialità, ma che sono
diventati veramente insostituibili, insomma, per il nostro scacchiere. Io colgo invece il prossimo ospite al telefono, sto parlando di Massimiliano Esposito. Ciao Massimiliano. Buonasera, ciao a tutti. Noi siamo qui in attesa di questa partita in Europa per il Napoli e stiamo parlando ovviamente di quello che è stato il percorso, è il percorso del Napoli anche in campionato. Però partirei parlando con te appunto dell'attesa della partita tra Napoli e Lipsia. Che cosa ti aspetti? Mi aspetto sicuramente una gara propositiva da parte del Napoli, anche perché se non erro questa squadra in casa difende molto bene, prende, sì, ha preso e prende pochi gol, quindi secondo me il Napoli deve portare una partita questa sera su ritmi alti, cercando di acquisire un risultato già da stasera importante, che è proiettato, diciamo così, già al passaggio. Senti, in conferenza stampa ieri Maurizio Sarri ha parlato anche delle 60 ore tra una partita e l'altra, no? Perché stasera scenderanno in campo e poi subito dopo la SPAL. Ha fatto il paragone con quello che è il percorso con dell'Ipsia, che ha molto più tempo per prepararsi le partite, e ha parlato di qualcosa di molto folle. Tu che cosa ne pensi al riguardo? C'è poco da pensare e c'è poco da dire, nel senso che ormai il calendario è questo, il cammino è questo. Abbracciamoci quindi la croce praticamente, questo mi stai dicendo. Sì, no, ovviamente di necessità bisogna fare virtù, sì. Il cammino è questo qua, quindi non è che lo possiamo cambiare facendo qualche, anche giustamente facendo qualche critica costruttiva magari per il prossimo anno. Secondo me l'intento di Sarri è quello. Sì, sì, assolutamente. Però ormai il calendario è questo e il cammino è questo, quindi bisogna da una parte centellinare le forze, dall'altra cercare di andare avanti su due fronti importanti, perché l'Europa League è importante, però per quello che il Napoli sta facendo in campionato quest'anno, secondo me la priorità rimane il campionato. Assolutamente, io perciò ti voglio chiedere quale errore non deve fare il Napoli per continuare questa scia meravigliosa anche in campionato? Sai, errori errori il Napoli quest'anno come quest'anno ne sta commettendo veramente pochi. Purtroppo ha avuto un pizzico di sfortuna per quanto riguarda l'infortunio di Milik, l'infortunio in primis e poi in seconda battuta di Ghulam, quindi ripeto, lo staff medico, Sarri, devono stare attenti a questo, a non sbagliare magari sostituzione in qualche partita dove si può far riposare qualche giocatore proprio per non portarlo a farsi male, perché purtroppo il mercato in casa Napoli non ha portato niente e quindi la coperta rimane sempre corta. Chi faresti riposare un pochino? Ma sai, io credo che lì davanti mezzo turno, un turno di riposo dovrebbe averlo un po' tutti. Abbiamo visto dopo la sosta natalizia, diciamo così, abbiamo ritrovato fortunatamente non un brillantissimo, ma un brillante Mertens, che nelle ultime gare prima della sosta natalizia era sembrato molto affannato. Lo stesso Calleon. Fortunatamente al centrocampo abbiamo diverse alternative e infatti è secondo me è il reparto dove siamo messi meglio. Sarri riesce a fare più turnover.
Per chiudere, Massimiliano, ti faccio fare una domanda da Gabriella, la nostra ospite. Sì. Beh sì, per in base insomma alla tua esperienza, si può effettivamente scegliere, Massimiliano? Una squadra può scegliere? Non ho sentito l'inizio della domanda, perdonami. In base alla tua esperienza, ovviamente, sì. Ti chiedevo, una squadra di calcio, dei giocatori, possono scegliere veramente? Rispetto, insomma, noi diciamo sempre la priorità è il campionato, l'Europa sì, ma soltanto per fare bella figura, ma poi si può effettivamente scegliere? Ma diciamo che... La scelta viene anche un po' in maniera naturale. È ovvio che un professionista scende sempre in campo per dare il massimo, ma ti viene anche in maniera molto naturale. Fai fatica a tirare la gamba indietro o a giocare in maniera blanda, faccio esempio, in Europa League, perché ti devi mantenere le forze per il campionato. È quasi, quasi impossibile, quindi... Ripeto, è abbastanza naturale, cioè Napoli dovrebbe fare male in Europa League e quindi a quel punto là di conseguenza diventerebbe ancora di più il campionato, l'obiettivo più importante. La prima scelta. È chiaro. Massimiliano, io ti ringrazio, sempre Forza Napoli e spero di risentirti presto a Donne del Pallone. Grazie a voi, Forza Napoli. Grazie, grazie mille. Effettivamente quello che tu dici è vero, però io credo che c'è anche quella che noi chiamiamo la legge del Napoli. Se il Napoli non fa bene, poi l'umore cala, secondo me, e quindi una vittoria tira l'altra. Non è vero, Valentina? Sì. È un po' anche come nella vita, no? Certo, come? Sì, assolutamente, è così. Quindi dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere, assolutamente, perché una vittoria tira l'altra e quindi siamo costretti alla vittoria. Perché vincere aiuta a vincere, perché io credo sempre che, insomma, anche essere sempre alternativa, insomma, per quanto riguarda questi ragazzi, la voglia di mettersi in mostra ci sarà. Io non credo che un professionista possa effettivamente scendere in campo con la voglia di non vincere. Sì, probabilmente c'è un incentivo diverso per quanto riguarda il campionato, ma una volta che si è sul terreno di gioco, un calciatore dai sempre il massimo, sì. Dai sempre il massimo. Sì. Senti, questa cosa che Sarri ha detto che gli è piaciuta di più la partita del Manchester City e non quella della Juve è un grido di guerra? È perché probabilmente il mister vuole anche lui entrare a far parte di questa nostra, diciamo, battaglia personale contro lo scherzo. Io credo che, insomma, il Napoli debba guardare esclusivamente a se stesso. Forse noi ci ancoriamo e guardiamo troppo fuori da Napoli, quindi la Juventus, il Napoli non deve vincere contro la Juventus, il Napoli deve vincere le proprie partite. Sei d'accordo, quindi? Sei d'accordo? Sì, Napoli deve rimanere concentrato in un momento come questo, comunque particolare. Quindi guardare le proprie partite, guardare le altre solo per studiare gli avversari. Esatto, sì. Restare concentrato. È difficile vedere la Juventus come un avversario comune, perché purtroppo la storia, insomma, quello che è successo in passato, sì, sicuramente. Però adesso è il momento di pensare solo a Napoli. Io mi collego in diretta nuovamente con la nostra Raffaella Loisi per le ultime notizie, perché ormai ci stiamo avvicinando sempre di più a questa partita, a questa entrata in scena in Europa, la prima del Napoli di quest'anno, ovviamente. Raffaella. Eccoci. Sì, Sonia, anzitutto mi faceva piacere condividere con voi queste notizie rassicuranti sullo stato di salute di Ghulam. Il dottor Mariani, il chirurgo che ha operato Ghulam, ai microfoni del quotidiano algerino Le Bouter, ha così commentato quanto accaduto al terzino azzurro infortunatosi di nuovo settimana scorsa. Ghulam non ha riportato lesioni alla rotula, l'operazione è perfettamente riuscita, sarà in campo per metà aprile. I legamenti crociati non hanno nulla a che fare con la rotula, anche se si tratta dello stesso ginocchio, ma non c'è nessun rischio per il resto della carriera, dovrà aspettare però un altro mese e mezzo. Una cosa è certa, vedremo di nuovo il Ghulam che conosciamo sia a livello tecnico che fisico. Questo sempre da Cultura a Colori. Passiamo a Repubblica.it, Napoli Lips.
Lipsia, Amsic ha recuperato ed è stato convocato. E come dicevate prima in studio, prima volta per Alberto Senese, il giovane difensore della Primavera che giocherà con la maglia numero 81. E per chiudere, un messaggino di un commento, un apprezzamento da parte di un nostro ascoltatore, Roberto da Napoli, che ci scrive: brave brave Sonia e Raffaella, trasmissione piacevole, vi seguo sempre, forza Napoli. Fanno sempre piacere i complimenti. Ah sì, sicuramente, anzi continuate a scriverci. Raffaella, io ti aspetto in studio per i pensierini, i doni di Passione Cor. A tra poco. A tra poco. E visto che la nostra Raffaella ha salutato Roberto, io leggo anche Enrico. Continuate a scriverci, a firmarvi, mi raccomando. Un bacione ad entrambi, un bacione a tutti quelli che ci stanno seguendo. E continuiamo a parlare di Napoli. Certo. Quindi Ghoulam probabilmente è il pezzo forte di questo Napoli, come tanti altri giocatori. Ghoulam purtroppo è mancato, però fino a quando è stato in campo sappiamo tutti bene come è andata. Ghoulam è uno dei migliori, adesso qual è il migliore in campo? Chi me lo vuole dire? Valentina? Migliore in campo? Migliore in campo, ora come ora, non... Adesso è tornato Mertens. Magari sì, speriamo in Mertens, sì, speriamo diciamo nelle prossime non partite. Si sbilancia. No, non mi sbilancio. No, è scaramantica. Sì, è una questione scaramantica. Sì. Vabbè, diciamo penso che ce ne dico, sono. No, pensa se le chiedo chi segna stasera. Secondo me mi ammazza. No, dice, no, spegnete no, tutto. Cose, esatto, non mi sbilancio. Questo stasera centravanti giocherà Caglion. Ma sapete una cosa? Io lo ripropongo ad ogni persona che viene qui. Mi piacerebbe così tanto che Mr. Sarri si mettesse lì a pensare anche a un as al posto di Mertens. Ah, stasera molto probabilmente, io adesso non so insomma qual è la formazione, però no, probabile Caglion. Caglion sicuramente insomma sarà il diciamo la nostra punta, quello che viene definito il falso 9 o 9 vero, dobbiamo insomma vedere. Onas adesso dovrebbe giocare effettivamente al posto di Caglion, che si dice sia il suo ruolo preferito, quindi stasera probabilmente vedremo il francesino vederlo effettivamente al centro dell'attacco. Sì, esatto. Diciamo che Mr. Sarri ci ha abituato a fare, insomma, a trasformare, a plasmare un pochettino i calciatori, quindi perché no? Probabilmente vedremo anche lui. Mister, ci ascolti i suggerimenti e proviamo. Io intanto invece vorrei fare un altro suggerimento, visto che prima parlavamo di cultura colori e ovviamente ricordo che la nostra redazione è curata dal quotidiano Cultura Colori, fare un po' anche di cultura, perché Valentina tu sei qui, sei tifosissima del Napoli, però sei qui anche in veste di ospite per parlarci di un evento particolare, un evento a scopo benefico, e magari con l'aiuto della regia riusciamo anche a vedere di che evento si tratta, perché si terrà il giorno 25 febbraio, giusto? Esatto, sì. Sì, allora eccolo qui. Esatto, il 25 febbraio a Via Medina numero 5 nell'agenzia di comunicazione Camera Off si terrà una esposizione di riciclo creativo. La filosofia del riuso, appunto, del riciclo creativo, una bella esposizione all'interno della quale abbiamo scelto 5 creazioni particolarissime, pezzi unici dedicati a Napoli. E saranno comunque oggetto, saranno premi di una lotteria solidale che abbiamo appunto organizzato e si terrà sempre, le registrazioni si terrà nella stessa serata. Senti, per avere informazioni sull'evento come bisogna fare? Su Facebook direttamente c'è una pagina che si chiama appunto Riciclo Creativo, Belli e Buoni, che sono appunto le 5 creazioni belle, perché comunque sono bellissime, sono pezzi tutti unici, ma fanno anche del bene, perché in pratica sosteniamo la clownterapia della Teniamoci per mano Onlus. E io continuo invece con il nostro calendario di appuntamenti culturali, perché il 25 c'è appunto l'appuntamento che, di cui ci ha parlato la nostra Valentina, mentre domani c'è Talentum, premio delle eccellenze nato da un'idea della giornalista Roberta D'Agostino, attore e regista Giovanni Sallustro, con il patrocinio del Comune di Napoli, e come dicevo si terrà domani al Maschio Angioino, la sala della loggia, alle ore 16:30.
siete tutti invitati. Questi sono i nostri due appuntamenti culturali di cui vi volevo parlare. In particolare questo, tra l'altro, sarà oggetto anche del Comune di Napoli per quanto riguarda il patrocinio e l'appuntamento è alle 16:30. Nel frattempo ci ha raggiunto anche la nostra bellissima Raffaella con i doni di Passione Corda. Vai, vai, vai pure, così li vediamo insieme. Grazie. Questa volta ancora braccialetti. È una linea che Passione Corda ha pensato e ha realizzato dedicando la propria donna nel pallone, le donne che parlano di calcio, e tutta in azzurro. Vi piace? Molto. Quindi guarda, grazie Mary Corda. Grazie Mary Corda. Poi azzurro, quindi perfetto. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, Raffaella. Io volevo chiedere anche ai nostri ospiti quello che si aspettano adesso per quanto riguarda il campionato, perché ricordiamo che tra 60 ore dopo l'entrata in campo del Napoli al San Paolo contro l'Ipsia incontreremo la SPAL. Sì, adesso noi scandiamo effettivamente, grazie a Mister Sarri, le ore che ci separano da una partita e l'altra. Il campionato resta effettivamente la priorità e c'è bisogno di incrementare il bottino, anche perché è vero che non dobbiamo guardare in casa altrui, però c'è un derby dall'altro lato, il derby è sempre una partita particolare, sull'altra panchina c'è una nostra conoscenza, Mazzarri, che è un allenatore diciamo di quelli che fino alla fine lo conosciamo bene, insomma la sua grinta, quindi i napoletani diciamo che effettivamente ci sperano un attimino nell'aiuto da parte di Mister Mazzarri, perché se riuscissimo, tu dici di no? Ma no! Se riuscissimo a granocchiare qualche punticino fino allo scontro diretto, insomma, perché presumo che Napoli e Juventus comunque saranno a braccetto fino a Eh sì, c'è questo scontro tra Napoli e Juventus, anche non volendo, però purtroppo c'è continuamente, sì. Valentina. Sì, assolutamente. Io penso che effettivamente la prossima partita domenica è un po' vicina rispetto a quella, cioè, diciamo, considerando che l'ultima sarà stasera, però non dobbiamo demordere, è il momento di stringere i denti, anche se non siamo tantissimi in 18, ma ce la possiamo fare. Fantastica. Intanto stanno arrivando ancora altri messaggi. Io ho visto Salvatore da Napoli che ringrazio, continuate a scriverci e continuate con a dirci che cosa ne pensate della partita di stasera, ma anche e soprattutto del percorso che il Napoli dovrà portare avanti per quanto riguarda il campionato. Già so che cosa preferite, lo preferiamo tutti, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Raffaella, invece tu che pensi, che partita sarà stasera? Vincente. Ovviamente, vincente, a bomba. Mi ha confessato che ha guardato l'ultima partita del Napoli e si è praticamente emozionata. Sì, quando c'è stato quei passaggi molto veloci, lo dico non in termini tecnici, tu che si passavano la palla. Tiki-taka. Un gioco molto armonico. Il quarto gol probabilmente, di quella, l'azione che poi ha portato al quarto gol di me. Il modo di giocare che ha coinvolto. È il modo di Sarri. È quello che viene definito il sarrismo, o vogliamo solo definirlo Sta diventando anche lei sarri-dipendente. No, sarri-dipendente. Sì, è vero. Allora, io vi devo salutare perché siamo proprio agli sgoccioli, tra poco comincerà la partita, però mi viene da dire, da chiedere, non lo faccio a lei perché sennò mi uccide, il pronostico di questa sera. Gabriella. Io penso che il Napoli possa vincere questa partita. Sicuramente non ci sarà la goleada, però io penso che il Napoli possa tranquillamente vincere di misura 1-0, tranquillamente, e poi chi segna, ce l'andiamo. Dai, chi segna? Ma se gioca Insigne, probabilmente può. Io non ci credo che non gioca. Sì, anche perché va alla ricerca del gol ancora, insomma, che poi manca da un po'. In Europa devo dire che Insigne ogni tanto è. Quindi, insomma, secondo me Lorenzo può effettivamente. E poi ce la giochiamo lì all'Ipsia, il Napoli fuori casa ci ha sempre abituato a delle performance notevoli, quindi io dico che il Napoli in Europa League può. Può ancora, il Napoli può, hashtag sì. Napoli puoi. Napoli puoi. Senti Valentina, invece
ho capito, non mi vuoi dire quanto finisce la partita, ma penso che anche tu concorderai con noi che il Napoli stasera vinca. Assolutamente, sulla vittoria, su questo non chi c'è dubbio. Chi segna? Dai, qualcuno. Però chi segna? No, non mi fare questa domanda perché io non... Hai paura? No, ho paura, non mi esprimo su chi possa segnare, però sono sicura per la vittoria. Raffaella, tu? Io vado di Insigne. Insigne anche tu, dico Insigne anch'io, sperando che giochi. È venuto il momento di salutare le nostre ospiti, quindi parto dalla nostra Raffaella, che ospite non è perché è di casa. E niente, ci vediamo settimana prossima, sempre Forza Napoli. Un ringraziamento anche alla nostra Valentina Nasso. Ciao Valentina. Ciao ragazze, buonasera Sonia, buonasera a tutti. E Forza Napoli. Forza Napoli. È diritto, lo devi dire, lo devi hai dire. Ragione, Forza Napoli. Gabriella, anche per te, grazie mille per essere stata con noi. Grazie. E ricordiamo che possiamo seguirla su napolionline.com. Sì. Va bene, allora io vi saluto, vi mando un bacione, ci andiamo tutti a guardare la partita del Napoli, tifiamo Napoli ovviamente, e ci ribecchiamo sempre qui settimana prossima. Non lo so, non voglio lasciarli perché mi sento male, quasi al pensiero di dover vedere la partita lontano da voi. Però succederà questo adesso, noi andremo a vedere il Napoli, vi mando un bacione, sempre Forza Napoli. Ciao! Ciao, ciao! Just to share that.